Ci troviamo al Jazz Caserta, un nuovo locale dove si fa musica dal vivo. Dentro si sta esibendo il famoso Peppe o Blues di Lucca. Nel frattempo approfittiamo per fare quattro chiacchiere con il proprietario del locale, il mitico Gaetano. Gaetano Jazz. Gaetano Jazz. Salve. Allora Gaetano, ci vuoi dire come ti è nata l'idea di fondare questo locale a Caserta? Allora, praticamente questa è un'idea che avevo da bambino, siccome io sono un grande cultore di tutti i generi musicali. È stata sempre una mia grande passione quella di poter gestire un locale dove si possono esibire talenti e non, cioè persone che nel panorama musicale vogliono emergere. Io da bambino ho fatto il musicista, io ero musicista e suonavo il piano, ho avuto anche recensioni sui giornali, per cui questa grande voglia si è poi trasformata in una realtà. Le mura di questo locale sono storiche perché qui 20 anni fa c'era un locale che si chiamava Jazzy, il primo locale a Caserta dove si faceva musica dal vivo, e io fortemente ho voluto prendere in affitto questo locale per ricreare quell'atmosfera che a Caserta oggi manca, dove la gente può sentirsi libera, senza vincoli, e quindi venirci a trovare, dove anche bere un bicchiere d'acqua può essere di supporto e di conforto alle persone. Senti, ma tu non si suona qui solo jazz, tu fai, vogliamo chiarire questo aspetto della questione che mi sembra un po' dibattuta. È vero, noi allora facciamo di giovedì jazz, una volta al mese, un giovedì al mese lo dedichiamo a qualche persona, qualche jazzista di spessore, come per esempio ieri sera da noi è suonato Emilio Silvia Bedmar con Antonio Di Patria, chitarrista, e dove noi ospitiamo poi anche gruppi locali, jazz, che sempre nel panorama emergente. Il venerdì invece, per non andare in conflitto con gli altri locali casertani che ospitano gruppi musicali, normalmente sono tribute band, noi abbiamo applicato una formula che si chiama Vino a Fiumi, dove con soli 10 euro puoi accedere al buffet, ascoltare musica che può essere Peppe come questa serata, può essere Dixieland, può essere la Tammurriata, come possiamo fare, ecco, la prossima settimana ci saranno gli Squallor, la cover band degli Squallor, cioè musica coinvolgente dove le persone oltre ad usufruire del nostro servizio usufruiscono anche di un liberarsi, diciamo, dai pensieri, dalle oppressioni giornaliere, e stare un poco più rilassati, più sereni, dove possono realmente divertirsi. In effetti tu hai sposato la formula che la musica non ha etichette, deve essere solo buona musica. Quindi non c'è discriminazione fra generi musicali? Assolutamente no, non c'è discriminazione, e non c'è, perché comunque noi cerchiamo di privilegiare qualunque forma d'arte, qualunque forma artistica. Se lei ha visto all'interno abbiamo quadri di pittori casertani, abbiamo foto di artisti, di fotografi casertani emergenti, dedichiamo spazio alla cultura, vorremmo riuscire a presentare libri, a presentare tante altre cose legate alla cultura, fare anche qualche spettacolo teatrale. Se sopravviviamo alle nefaste avversità che il panorama cittadino ci obbliga in un certo qual modo.
Gaetano, volevo farti un'ultima domanda. Che prospettiva, che programmi hai per il prossimo futuro, per l'avvicinarsi alla primavera? C'è qualche novità? Allora, novità in questo momento non ne abbiamo. Continueremo a fare musica. Questo ci metto la mano sul fuoco, quindi noi continueremo a fare musica nonostante, ripeto, tutte le avversità. E, lo spazio esterno qui lo vorremmo anche dedicare a qualche concerto all'aperto per l'estate. Va bene, dopo questa breve presentazione del locale entriamo dentro e ci gustiamo un poco di musica di blues, vero blues, eseguito da un grande artista che ha avuto la capacità di portare qui a Caserta. Come hai conosciuto Peppe? Allora, io frequentavo un locale che si chiamava Mozart tanti anni fa. Questa formula del buffet a 10 euro praticamente con lo spettacolo l'ha inventato un ragazzo che si chiama Lello, che io saluto con affetto. Il quale, ed io lì ho conosciuto al Mozart, ho conosciuto Peppe, per cui la prima serata quando abbiamo inaugurato questa formula abbiamo invitato sia Lello che Peppe e siamo entrati subito in sintonia con Peppe e lo riproponiamo una volta al mese, un venerdì al mese per tutti gli appassionati di musica blues. Allora, entriamo dentro e ci sentiamo un po' di blues. Buonasera.